Salve a tutti i followers di Le Look, oggi siamo al Gambrinus di Montecatini che ringraziamo per l'ospitalità con Corina Neguz, fotomodella, modella e attrice, perché si è spostata anche nell'ambito dello spettacolo e della recitazione, ma di questo parleremo più avanti. Ciao Corina. Ciao, grazie a te di avermi invitata. E anzitutto parlerei di quelle che sono state le tue esperienze professionali. So che sei in Italia da 4 anni, ma sì, non so se hai iniziato qui oppure nel tuo paese. No, ho iniziato qui 2 anni e mezzo fa, o quasi 3, qualcosa del genere. Insomma, sono arrivata in Italia nel 2011 e la mia carriera l'ho iniziata dalle foto, postandole su Facebook. E poi sono stata più richiesta per i video e i videoclip, quindi per la recitazione, perché la recitazione è stata una mia passione da quando ero piccola. Però purtroppo in Romania non avevo l'occasione e l'opportunità di farmi vedere, invece in Italia ti danno un po' più di opportunità, un po' più di possibilità di far vedere quello che puoi fare, e questo mi è piaciuto molto. E per quanto riguarda proprio l'ambito della fotografia, quindi ti piace più fare un certo tipo di foto piuttosto che altre, catalogo o piuttosto che la foto all'aperto, il dettaglio? Beh, a me piace fare le foto che abbiano un senso, una storia, che io possa recitare. Mi piace quando il fotografo mi dice fammi un'espressione più malinconica, una più forte, una più sensuale, una più, insomma, mi piace recitare anche nella fotografia. Le foto tipo da catalogo, le foto in studio, sì, mi piacciono anche quelle, però non mi appassionano come quelle altre, che abbiano una storia e che siano fatte magari all'aperto o in una location ben scelta per la storia della foto. E infatti tutto questo si ritorna alla tua passione per la recitazione. Sì. So che adesso stai seguendo un corso di recitazione qui a Montecatini, sì, è dove abiti, però immagino che per lavoro ti sposti anche in altre location. Certo, io per lavoro mi sposto dove mi chiamano, ovviamente. E il corso lo seguo sono nel secondo anno, a livello avanzato. Studio recitazione qui a Montecatini Terme, il corso lo tiene Alessandro Mollo e sarò già a febbraio, avrò già il mio terzo spettacolo a teatro. È bellissimo, a teatro è una cosa impressionante, un'emozione, non si può comparare con le telecamere, diciamo. Quindi questa è la mia passione. Certo, no, infatti, quindi volevo chiederti se preferivi il teatro piuttosto che il cinema, ma hai praticamente risposto. Sono tutte e due, sì, tutte e due. Sono emozioni diverse, però sono tutte e due. Nel cinema ci si ride tanto, tanto, poi hai visto i ciak, gli errori, queste cose che succedono. Invece nel teatro c'è quell'emozione proprio, non lo so, è una cosa bellissima anche lì. Sono due cose bellissime e diverse. E per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, ci puoi un po' definire la tua carriera fino adesso? Cioè, che spettacoli hai realizzato? Il primo spettacolo era, si chiamava Delitti Innocenti, e il secondo, non importa come si chiamavano, ho realizzato più che altro commedie. Commedie, anche se il primo non era tanto commedia, era un po' drammatico. E anche questo a febbraio sarà commedia e il prossimo non lo so, perché non ce lo dice il nostro insegnante. Quindi sempre legato comunque alla scuola di recitazione. Sì. Mentre nel cinema hai collaborato con Zalone. Sì, anche con Checco Zalone. Nel cinema ho fatto tante cose che non saprei neanche da dove cominciare. Ovviamente, come tante ragazze oggigiorno, ho iniziato anch'io dai cortometraggi, lungometraggi, sono arrivata a fare 3 videoclip, tra cui uno anche in Francia. E nel film di Checco Zalone ho collaborato anche con Marco Limberti per una sitcom. Ma tornando alla fotografia, perché comunque noi di Le Look ci occupiamo di moda, di stile, di fashion e di foto, soprattutto. Certo. E, ti è capitato di realizzare dei servizi fotografici per dei marchi? So che sei testimonial di Per lo Più. Sì. E per quanto riguarda quel tipo di foto, lo stile dei marchi che hai, per i quali hai fatto a testimonial, ti hanno influenzata oppure segui dei tuoi dettami? Io seguo la frase la moda passa e lo stile resta, questa è la mia frase, penso che oramai la conosce tutto il mondo. E ovviamente io mi
mi vesto come mi piace, come penso che a me mi sta meglio per il mio corpo. Non seguo tanto la moda, sì, la seguo un po', però non è che se so che è uscita una cosa me la devo subito comprare, perché tanto so che l'anno prossimo non ci sarà quasi più di moda. Quindi cerco di comprare i miei pezzi classici che so che non andranno mai fuori moda e combinare quelli. Ah, interessante. E per quanto riguarda invece la tua partecipazione agli eventi come personaggio pubblico, cioè ti piace partecipare agli eventi mondani, magari Roma, Milano? Immagino tu venga invitata spesso in diverse... A Milano non sono ancora andata, sì, mi piace partecipare agli eventi, anche parlando di Gambrinus, visto che siamo qui, che ci hanno ospitato. L'anno scorso al Gambrinus si teneva un talk show che è stato ideato da Giorgio Panariello, dove invitavano i VIP, si chiamava Senti se c'è un amico e si farà anche quest'anno, ed io ero lì ogni giovedì in quanto testimonial di per lo più e dovevo premiare i VIP con questi mattoncini. Quindi io a Gambrinus, a parte il fatto che vengo sempre, però sono venuta anche per lavoro, anche per essere in giuria degli eventi di moda che si tenevano sempre qui. E mi piace anche presentare, ho anche presentato 3 eventi di canto e moda. Ah, interessante. Sì. Quindi a 360 gradi. Sì, sì, mi hanno proprio buttata lì a presentare. Non sapevo che ero brava a presentare, però a quanto pare ci sono riuscita. Sì, immagino. No, nel senso, immagino che con il talento e lo studio poi uno... Forse la recitazione ha aiutato tanto. Sì, perché infatti ero molto emozionata prima, no? Dicevo, no, sono un'attrice, quindi devo pensare che sono una presentatrice. Facciamo questo ruolo della presentatrice. E mi è venuto. Bene. E per quanto riguarda invece, non so, il rapporto che puoi avere con i professionisti, cioè quelli che stanno dietro la telecamera, sì, o dietro la macchina, o i fotografi. No, o i registi o i fotografi, ma non solo, anche gli operatori alla macchina, sì, i make-up artist, gli hairstylist, cioè ti affidi molto a queste figure oppure di solito quando arrivi su un set sai, cioè... detti legge, non so. No, assolutamente. Io dico sempre, quando vado a fare delle foto o a recitare, ditemi che devo fare e io lo faccio. Fatemi che vi pare i capelli, ovviamente non è mi fate una cosa, mi tagliate tutti i capelli all'improvviso, però io sono una bambola, fra virgolette, sono venuta qui per lavorare e io vi do le mie qualità, sfruttatele come vi pare. Sono una bambola, dico. Quindi tu hai cominciato a lavorare, mi hai detto, tramite Facebook, mettendo le tue foto su Facebook. E per quanto riguarda appunto i social network e la tua immagine, come gestisci questa cosa? Cioè, usi molto i social network magari per cercare lavoro o per essere contattata da eventuali fotografi o registi? Non so come funziona. Sì, cioè. Sì. Quindi la mia carriera sì, è iniziata da Facebook proprio, perché come ho detto prima è iniziato tutto da quando ho pubblicato le mie prime foto su Facebook, che i fotografi mi hanno vista e hanno cominciato a contattarmi sempre di più. Quindi la mia carriera parte molto da lì, dal social network. Poi però man mano che vai avanti ti fai le tue conoscenze, quindi passaparola, quindi quello dice conosco io questa ragazza che è brava e così via. E ora con i social network diciamo che un rapporto sì, ci sto anche sui social network, però un po' di meno, perché uno non mi piace stare troppo perché mi fa male la testa, e poi non si deve stare troppo con gli occhi nel computer, si deve alzare un po' la testa e guardare il cielo, no? E, però le uso tuttora, perché se senza social network non sei un artista completo oggigiorno, diciamo, perché devi rimanere in contatto con i tuoi fan o followers, come si dice oggigiorno. Ah, e mi sono ricordata ora, perché io di solito mi ricordo dopo, un'altra cosa che ho fatto molto importante, di recitazione ma anche di fotografia, tutti e due insieme. Ho partecipato alla realizzazione di uno story frame a Firenze, di un fotografo che parla della storia di un bambino Down, di un ragazzo con il sindrome Down. E per questo story frame hanno partecipato anche 8 attori toscani, tra cui Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Paci, Paolo Hendel, Carlo Conti e così via. E queste foto, che sono foto recitate, quindi è uno story frame, sono state tutte messe tipo in un libro,
e i soldi di tutto questo libro, come dire, andranno in beneficenza per i bambini con il sindrome Down. Ah, interessante. Quindi se vai sul sito e cerchi Story Frame lo trovi. È uscito anche con La Nazione, mi sa che riuscirà ancora, a quanto ho capito. Ah, bene, interessante. Infatti a Firenze il 10 sarà un'altra presentazione ufficiale. E per quanto appunto siamo, visto che stiamo parlando di beneficenza, sì, no? Ti capita spesso di fare beneficenza, sì, tramite magari più che il tuo lavoro, cioè più che la beneficenza tramite il tuo lavoro, cioè come testimonial di qualche marchio, proprio tu stessa fare beneficenza, fare del volontariato, non so, per qualche associazione o... Sì, mi capita di essere chiamata come madrina per le partite di calcio che si tengono tra diversi personaggi, per appunto diversi problemi, bambini con il cancro, e anche ora a maggio sono stata invitata, sono stata anche a novembre invitata per una partita di calcio da qui, da dove i soldi andranno in beneficenza, insomma. Ad un'associazione, sì, benefica. Sì, a un'associazione benefica. Sì. Benissimo. Allora Corina, visto che siamo qui, io ti chiedo anche ti faccio una domanda, che è la domanda che faccio più spesso. Ovvero, un tuo pensiero felice? Mare, sole, caldo. Perché oggi fa tanto freddo. Sì, sì, forse per questo. Se me lo chiedi fra 2 o 3 mesi, forse saranno... Sì, infatti. Però il tuo pensiero felice non è un pensiero felice generico. Può anche essere generico, però mi devi rispondere la prima cosa che ti viene in mente. È stata questa. Sole. Sì, sole e mare. Sono d'accordo. E luce, colori, e insomma, ragazzi, vogliamo la primavera. Eh sì. E l'estate. Non ce la facciamo più. Almeno io non resisto. Sì, sì, sì. Oggi poi ho un gran freddo. Bene, allora, followers di Leluc, vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina di Facebook su www.facebook.com/leluc.it. E questa era Corina Neguz e ti ringraziamo ancora. Grazie a te. Per averci dato l'occasione di parlare con te e di capire qual è la tua figura professionale e di capire anche che sei una bellissima persona. Grazie, è stato un piacere. Grazie. E ringraziamo anche Gambrinus per averci ospitato. Ci scusiamo per il rumore sottofondo delle tazzine, ma del resto qui c'è gente e lavorano tanto e bene. Quindi grazie a tutti. Ciao. Ciao.